Ciao Geo. Ciao Miki. Ciao. Oh, finalmente sei arrivato. Finalmente. Sì, sono arrivato. Pronto? Anch'io. Prontissimo. Bene. Ma per cosa, scusa? Pronto, ma per cosa? Come per cosa? Siamo venuti fino a Rapallo per seguire la più importante manifestazione di quest'anno. Dai, su. Ah, è giusto, Cartoons on the Bay. Ma non era a Salerno? Cioè, il mare c'è, però... Cartoons on the Bay, so tutto. Una delle novità principali dell'edizione di quest'anno di Cartoons on the Bay è la cross-medialità. Cinema, fumetto, videogioco e cartoni animati si intrecciano per... Sta arrivando Geo, eh? Attenzione, scherzo incredibile. Miki! Aia, aia, cactus, aia! Cactus, cactus, aia, aia, aia! Tra le serie in programmazione qui a Cartoons on the Bay, ragazzi, attenzione perché presto alcune andranno in onda su Rai Gulp. Tradabong è un luogo abitato da piccoli esseri musicali, i musicilli, strumenti musicali appunto. Ma attenzione perché non parlano, suonano tutto il giorno. Barba papà. Barba Papà sono nati nel 1970, prima in Francia come fumetto e poi in Giappone come cartone animato. Sono coloratissimi e ne combinano di tutti i colori. Ah, presto arriveranno anche su Rai Gulp. Ah, il nome Barba Papà deriva da un'espressione francese che significa zucchero filato. Non rimanere di stucco, è un barbatrucco. Ciao, mi chiamo Edoardo, ho 11 anni e adesso intervisterò l'inventore dei Barba Papà, Talus Taylor. Questo cartone funziona ancora oggi? We were lucky enough to touch the heart of the mama and papa of the children of today. Barba papà, sono nati tutti insieme o gradualmente? All of the babies were born at the same time, but in our books it took 2-3 years from Barba Papà to the babies. A Cartoons on the Bay tutti i bambini presenti hanno potuto anche assistere ad una dimostrazione su come vengono realizzati i cartoni animati, quindi capire come prendono vita tutti i loro eroi. Sì? E per oggi è finita, Michele. Che fatica, si lavora qui, si lavora. Però vi diamo appuntamento a domani, mi raccomando, Grandi cartoni, videogiochi, grandissimi. Ecco, a proposito di videogiochi, sì. Io vado dentro a giocare un po', Vabbè, lei va, vado anch'io. A domani, mi raccomando. Secondo appuntamento con Cartoons on the Bay, la grande manifestazione di cartoni animati, animazione e videogiochi. Siamo qui a Rapallo per raccontarvi tutto. Quest'anno questo grandissimo evento è suddiviso in tante location. L'auditorium delle Clarisse, la conference room, il Cartoon Village, il castello, Villa Durazzo, insomma di tutto e di più. Io e Michele naturalmente. Sono tanti i personaggi importanti intervenuti quest'anno a Cartoons on the Bay, fra loro non Gundam ma suo papà, il suo inventore. Sto parlando di Yoshiyuki Tomino. Sono passati ormai 30 anni da quando Tomino si inventò, oltre a Gundam, anche Daitan 3 e verrà premiato qui a Cartoons on the Bay con il Pulcinella Award. Eto
Quando ero piccolo volevo fare il pilota di elicotteri. Crescendo volevo progettare i missili. Ma siccome non ero bravo in ingegneria, sono passato alla letteratura. Le macchine possono essere utili o dannose, a seconda dell'uso che se ne fa. Ho voluto creare Gundam per far capire questo messaggio. Che usarle per la guerra è molto pericoloso. E per la serie ragazzi, prossimamente su Rai Gulp, Cosmic Quantum Ray. Robby rappresenta la Terra come membro del Team Quantum, una squadra di eroi che salva l'universo quasi ogni giorno. Geo, hai presente i classici musei di città un po' tristi, umidi, detri, bui? Sì. Girati sì. Un po' e guarda a Rapallo a Cartoons on the Bay dove fanno le mostre. No. Sì. Ma è un castello pazzesco. È un castello pazzesco e all'interno c'è una graphic novel, cioè una novella grafica su Wall-E. Hai presente Wall-E? Wall-E. Sì, me lo questo ricordo. Questo Wall-E quando si rompe. Beh, dai, ti faccio un regalo e ti porto a vedere la mostra. Veramente? Dai, andiamo. Esci fuori che ti ho visto, su. Sono stati bambini, hanno fatto la spia. È un travestimento incredibile. Ma anche tu ti metti a nasconderti dietro ad una palma, dai. Quale palma? Questo è un famoso regista che anche lui è intervenuto a Cartoons on the Bay. Ma chi? Brian De Palma. Senti, Michele, parliamo di cose serie perché sì, ospite a Cartoons on the Bay c'è anche un nostro amico. Oh. Allora, ti do un indizio. Vai. Carta e forbici. Sasso, morra cinese. E uno, e due, e tre... Oreste Castagna, il nostro cartastorie. Sono stati 4 giorni intensissimi e anche molto divertenti. Abbiamo visto un sacco di cose che a noi piacciono tantissimo. Sì, cartoni animati, videogiochi, animazione. Solo che questi 4 giorni sono finiti. Beh, non è un problema, perché molte delle serie animate che abbiamo visto qui a Cartoons on the Bay le ritroveremo dove? A Rai Gulp, quindi stai tranquilla. Sul nostro canale? Certo, sul nostro canale preferito. Beh, allora vado a vedere subito qualche spezzone in anteprima. Andiamo, dai! Andiamo!